Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Mario e Luigi che hanno ritrovato l'ultima curastella. Però prima di andare a effettivamente curare tutti quanti, ho deciso di fare un salto qui al castello di Bowser. Uno, perché ci sono un sacco di fagioli da recuperare. Due, perché nelle profondità del castello c'è qualcosina che interessa anche a noi. Guarda qui quanti ce ne sono. Mamma mia. Ecco fatto. Che poi effettivamente magari i nemici che abbiamo combattuto anche con Bowser li facciamo fuori facili. Magari però tipo quei Kamek che abbiamo visto in giro, che appunto Bowser li schiacciava camminando, con Mario e Luigi potrebbero essere una buona quantità di punti esperienza. E infatti guarda qui, altri X da prendere. Allora, abbiamo molti modi per scendere di sotto, però io scenderei per primo dal tubo. Poi, se ci serve, facciamo il giro lungo. Perché io adesso non mi ricordo se il modo di accesso per, appunto, la prossima zona che visiteremo, lo otteniamo anche grazie a Bowser o lo trovano solo Mario e Luigi. Non mi ricordo questo pezzo. Andiamo a scoprirlo subito. Mario, c'è qualcosa qua dentro. Come faccio a capirlo? È il mio sesto senso stellare e c'è qualcosa che non torna. Ci sono dei simboli lì. È pieno di grossi pulsanti. Forse bisogna premerli per aprire la porta. Chissà se c'è in giro qualche indizio su questa stanza. Mario, forse è meglio cercare prima da qualche altra parte. Ad esempio, dove? Tu ne sai qualcosa? Chissà che cosa c'è dentro questo deposito blindato. Ora che ci penso, ho visto degli strani appunti in giro per i sotterranei del castello. Avranno qualcosa a che fare con questa stanza? Ma no, che sto dicendo? Forse troverò la soluzione per la gloria dell'orso ghigno. Ok, questo vuol dire vai in giro per i sotterranei e trova. I nemici alti non gli possiamo salire in testa. Dobbiamo ricordarci di questa cosa. Merda. Aia. Aia, ok, il cerchio. Il cerchio, dicevo. Perché non fate gli attacchi giusti, pezzi di idioti? Ma porca miseria. Il cerchio è l'unico che rimbalza. Ecco fatto. Ora che l'abbiamo appreso, buono per tutti. Ecco fatto. Tu dovresti essere facile. Speravo di ucciderlo molto prima. Oggi non so che cavolo di problemi c'hanno Mario e Luigi, ma non riesco a fare un fantastico neanche a volerlo. Vabbè, ascolta, lo faccio col martello. Ecco fatto. Però a noi non ci... 860, mica male. Dicevo, a Mario e Luigi non danno i funghetti. Che stronzi. Ed ecco quello che intendevo. Io rifarei tutto il giro per questa discesa del castello con Mario e Luigi, ma appunto partendo dall'alto. Quindi scendiamo da questo tubo e vediamo dove finiamo. Ok, finiamo dalla parte opposta dove eravamo finiti con Bowser, ovvero in quel punto in cui non potevo tornare indietro. Mario può passare così. Bowser dovrà distruggere questa statua più avanti. Che tra l'altro, credete che con Mario e Luigi otteniamo qualcosa di diverso salendo da sopra? Non è detto. Oh, aspetta. Dove sei? Eccoti qua. Vediamo solo Kamek quanti punti ci danno. Ma porca miseria. Ecco qua. Oh, uno vuole 520, 260 all'uno. Ok, non è male, si può fare. D'altro canto, ah, volevo tirargli la martellata. Questi qua potrebbero essere peggio. Oh, di poco. Perfetto.
Dai. Madonna mia, sei un pezzo di merda. Dai, quanto mancava pochissimo. Allora, se lo fai troppo presto, lui ti anticipa e si ferma a metà strada. Madonna mia. Con Bowser è facile questo qua, con Mario e Luigi no. Vediamo se da queste parti c'è qualcosa. Per Mario e Luigi di sicuro, per Bowser non c'era assolutamente nulla. Allora, aspetta. 3, 2, 1. Vai! No, ho sbagliato salto. Dicevo, 3, 2, 1. Vai! Perfetto. C'è un cartello con scritto appunto segreto. L'ordine è quadrato, cerchio, triangolo. Ok, quadrato, cerchio, triangolo. Appunto segreto, che vuol dire? Che strano. Forse può tornare utile. Meglio tenerlo a mente, cercherò di ricordarmelo anch'io. Quadrato, cerchio, triangolo. Una sola volta cerchio. Ok, quindi quadrato, cerchio, triangolo, cerchio per una sola volta. Di qua troveremo probabilmente un altro cartello con scritto quadrato è una volta in più di cerchio, quindi quadrato per due. E Luigi sale di livello. Come ho detto, purtroppo adesso c'è questo dislivello fra di loro. Preso, dai, buono. Luigi a livello di punti vita è andato, è molto avanti. E anche Mario sale di livello. Non male, complimenti. Preso, ok. Non è molto, però almeno è già qualcosa. Ok, ci manca solamente un indizio, vero? 50 monete. Vediamo di qua se c'è qualcosa. Sì, c'è un blocco con 50 monete. Quadrato è una volta in meno di triangolo, quindi se quadrato era 2, triangolo una volta di meno, triangolo è uguale a 3. Quei semplici giochini matematici che non fanno mai male nei giochi, eh? Detto questo, dovremmo aver completato tutto, vero? Ok, diamo una controllata prima di proseguire da questo lato, anche se dubito ci sia qualcosa per Mario e Luigi. A parte ancora qualche X. Ecco qua, infatti. Uccidiamo questo Kamek che mi sta antipatico. E già che ci siamo, raddoppiamoci i punti. Perché così, nella battaglia che affronteremo tra poco, cambierò anche le spille. 20% in più, 50% in più, doppi danni. Allora, facciamo così. Mettiamo questa, così iniziamo già a caricarla. Dai, provaci. Tu e il tuo stupido fagiolo. Troppo lento per essere evitato. Bravo. Ecco qua. Bravissimo. Vai anche tu. Complimenti. Dai, voglio riempirla tutta. Perché così, alla prossima battaglia, tiriamo giù un cazzottone fin dall'inizio. Dicevo, non sono sicuro che Mario e Luigi possano passare da questo lato. E infatti non possono, non c'è neanche nulla qui. Perfetto, la barra è piena. Così, al prossimo combattimento, subito, danno mazzata pesante proprio. Mario, gli appunti segreti che abbiamo trovato nel castello c'entrano sicuramente qualcosa. Se ricordo bene, gli appunti segreti dicevano: l'ordine della porta è quadrato, cerchio, triangolo. E ce l'abbiamo. Solo una volta cerchio. Quadrato una volta in più di cerchio e quadrato una volta in meno di triangolo. Giusto? Però non capisco cosa vogliono dire. Mario, Luigi, diamo un'occhiata in giro. Wow, sei proprio stupida. Ma io scusami, voglio andare di qua prima. Ecco, esatto. Prima vado a curarmi. Per 10 monete almeno non sprechiamo i funghi. Andiamo a risolvere il mistero. Quindi, quadrato, cerchio, triangolo. Quadrato due volte. 1, 2. Cerchio una volta sola. Triangolo tre volte. 1, 2, 3. Perché non ti apri? Perché devo schiacciare la porta, perfetto.
Mi chiedo se uno sa già il codice, se può entrare subito. Non me lo ricordo. La porta si è aperta. Mario, non so cosa ci sia più avanti, ma ho un brutto presentimento. Per sicurezza è meglio recuperare tutti i PV e PA che avete perso. Già fatto. Sono stato previdente. Oh, ma guarda un po'. Mi sembra così familiare tutto questo. Mi sembra di vedere delle figure particolari. Ma guarda un po'. Funghetti viola. Cosa sono questi cosi? No, no, non posso essere loro. No, non di nuovo. Che ti succede? Mario, te li ricordi? Sono gli shrub, li abbiamo affrontati insieme ai bambini, quelli sono pericolosi. Oh cacchio, c'ha ragione. Qualcuno mi vuole spiegare? Li abbiamo affrontati tempo fa, apparivano dal passato per colpirci. Cosa? Questi alieni hanno attaccato il regno dei funghi nel passato? Siamo andati dietro nel tempo con i nostri noi del passato. E li avete sconfitti quando eravate ancora dei bebè. Cosa ci fanno qui? Bowser ha ibernato degli alieni sopravvissuti e li ha conservati per tutti questi anni. Certo che ne ha di abitudini davvero terribili. Mi ricorda di voi! Attacchiamoli! Per la regina! Per la principessa! Faccia di merda! Ho i pidocchi! Aia, che dolore! Ah! Che bastardo! Quello me lo ricordo. Quello col cavolo che vi faccio prendere, cretino. Allora, prossimo attacco, doppio dei danni. Detto ciò, dolcesto! Vai Luigi, mangia a sazietà! Arrivo, finalmente si mangia! Sai cosa? Questo attacco è meglio farlo con il pad piuttosto che con l'analogico. Presi! Uno è già andato, è incredibile. Dai che crepi, su su su. Oh, faccia di merda. Forza Luigi, un altro colpo e li facciamo fuori tutti. Ma direi di usare il baril cannone, dovrei farcela tranquillamente. Ok, Mario, Luigi, Luigi è sotto. Presi. Oh, e vai. È stato abbastanza facilotto. Pam 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 pam. Scarpe Shroob. Oh, ci siamo liberati. Meno male. Wow, tasselli attacco. Hai ottenuto tutti i tasselli attacco del castello di Bowser. Ora hai tutti i tasselli attacco del castello di Bowser. Hai a disposizione un nuovo attacco speciale. Questo attacco è forte, è figo, ma è difficile da eseguire alla perfezione. Ora potete usare l'oltremondo. Vuoi vedere la dimostrazione a parte del singhiozzo? No. Se avete fatto caso, nel background di questa battaglia c'era un blocco di ghiaccio molto particolare, molto più grosso degli altri. Bowser non è poi così scemo. Caspita, che spavento! Così vitali dopo tutti questi anni dentro il pezzo di ghiaccio. Solo uno come te, Mario, avrebbe potuto sconfiggerli mentre era ancora un bebè. C'ero anch'io! C'era anche Luigi, è stato bravo! Davvero, Luigi ti ha aiutato molto. E vai, li attaccavo così, e anche così. Attaccava così il suo potentissimo piagnucolio disperato. Che stronza. Io almeno faccio qualcosa a differenza tua. Te prosciutto. Sul serio, alla fine è stato Luigi a sconfiggere gli alieni. Sicuro sicuro. Scusa Luigi, sei molto più forte di quanto pensassi. E vai. Ale. Non mi sembra che se la sia presa tanto. Bene, abbiamo perso già troppo tempo, torniamo indietro. Beh, abbiamo ottenuto comunque qualcosa. Allora, io ho dato solo un'occhiata alla versione del 3DS e non ho capito, o meglio, non mi ricordo se
è Bowser ad avere una battaglia extra in questa zona o è Bowser Junior? Perché io ho visto che qualcuno rientrava in questa zona e si scongelavano altri Shroob. Ma credo fosse Bowser Junior. In ogni caso, noi il nostro dovere qua sotto l'abbiamo fatto. Vorrei dare giusto solo un'ultima occhiata al tubo verde da questa parte per vedere se ci sono altre X per terra o simili. Ah no, questa è... Vabbè, sì, ci sono le X per terra, però è la parte fuori del castello, ok. E rieccoci di nuovo davanti al castello. Non ho fatto vedere tutto il giro perché tanto alla fine ho raccolto i fagioli e poco più. Quindi torniamo a Fungototopoli, ci prendiamo un caffettino e ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!